Le opere d'arte sono sostanzialmente delle opere comunicative, cioè sono l'equivalente del discorso che vi sto facendo io adesso. Io ho in testa qualcosa che vi voglio comunicare, ho in testa qualcosa che vi voglio dire e quindi attraverso questo codice che sono le mie parole cerco di fare arrivare a voi questi contenuti. L'artista che fa un'opera fa esattamente la stessa cosa. La fa per conto suo, la fa perché gli è commissionato un altro, ma manda un messaggio. Manda un messaggio che molte volte nella storia è equiparabile più che altro ai messaggi che oggi noi chiamiamo pubblicitari, cioè ai messaggi di mostrare la bontà, la grandezza di un prodotto. Questo tipo di funzione è quello che rende l'opera dell'artista straordinaria. L'artista di solito lo chiamiamo così perché è un comunicatore straordinario, cioè un comunicatore di mettere questa comunicazione in una forma così bella, così importante, così attraente che il messaggio passa e colpisce ed ha i suoi effetti. Questo è il circuito dell'arte. Se noi priviamo l'opera della possibilità di comunicare, perché la mettiamo in una maniera nella quale non comunica più, beh, viene meno la sostanza fondamentale. Ora, è molto lungo ed è anche molto complicato andare a capire perché è accaduto questo. Sostanzialmente è accaduto per motivi storici. Il museo è nato per un certo scopo, è nato per uno scopo sostanzialmente di studio. Tenete presente i primi musei cosiddetti aperti al pubblico, in realtà non erano aperti al pubblico, erano aperti al pubblico dei tecnici, soprattutto degli artisti. Quindi ha un'organizzazione che è funzionale allo studio. Cosa è successo? C'è stata una specie di sviluppo arrestato, e cioè al museo è rimasta praticamente inalterata la struttura del Settecento, che era una struttura, badate bene, non solo adatta allo studio, ma adatta allo studio di quei tempi. Lo studio di quei tempi è lo studio dell'enciclopedia, dell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert. È lo studio fatto attraverso la tassonomia. E infatti i musei sono grandi organizzazioni tassonomiche. Così. Ricordate, il creatore della tassonomia è Linneo. Linneo è un contemporaneo della nascita dei musei. Questo è quello che è successo. Purtroppo, per poter venire a capo di questo problema, bisognerebbe rifare, cambiare radicalmente l'organizzazione dei musei in maniera che questi parlino, cioè in maniera da valorizzare le singole opere, e questo si può fare. Si può fare, basta domandarsi cosa presupponeva l'artista che ha fatto quest'opera nei riguardi del suo pubblico per far sì che il pubblico capisse. Presupponeva tutta una serie di cose che non ci sono più, per esempio. Allora dobbiamo mettercele, dobbiamo darle in maniera che il visitatore di oggi possa guardarle, apprezzarle e capire quello che gli viene detto. Ma questa è un'organizzazione che è completamente diversa da quella che oggi domina e continua a riprodursi nei musei.